Sia lodato Gesù Cristo. È una grazia grande celebrare la Santa Messa in questa splendida cappella, accanto all'urna di uno dei più grandi santi della Chiesa, San Pio da Pietrelcina, conosciuto in tutto il mondo per la sua santità e per la sua efficace intercessione presso il Signore a favore di tutti noi. La liturgia di oggi ospita anche la festa di San Tommaso Apostolo, colui, abbiamo appena sentito proclamare, colui che volle rendersi conto di persona del fatto che Gesù era risorto. Ecco quindi due figure straordinarie: San Tommaso Apostolo e San Pio da Pietrelcina, santo taumaturgo. Da una parte un apostolo, fondamento della Chiesa, dall'altro un santo, testimone con la sua santità eroica, testimone della fede nel Cristo risorto. Che cosa unisce questi due santi? Li unisce una grande fede in Gesù Cristo. Tommaso la afferma dopo aver dubitato. San Pio la vive da sempre senza aver mai dubitato. A Tommaso sono rivolte le parole di Gesù: perché mi hai veduto, Tommaso, tu hai creduto. A San Pio e a tutti noi quelle altre parole del Signore: beati quelli che non hanno visto ma hanno creduto. Ecco il messaggio: la fede in Gesù Cristo è fonte di beatitudine, beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Per fede San Pio visse una esistenza di carità misericordiosa, accogliendo e confortando, sanando e sostenendo, sacrificandosi e pregando per tutti, soprattutto per noi peccatori. Cari fedeli, di fronte ai santi siamo invitati ad avere tre atteggiamenti. Un atteggiamento di ammirazione, di stupore, per questi eroi straordinari della fede, del Vangelo. Poi un atteggiamento di conoscenza della loro esistenza esemplare. Bisogna conoscere la storia straordinaria di Padre Pio, San Tommaso Apostolo. Quindi di conoscenza della loro esistenza straordinaria, fatta di parole e di opere, ma soprattutto di imitazione delle loro virtù. Questo è il terzo atteggiamento che richiedono i santi da noi, la nostra imitazione della loro santità. Chiediamo a San Tommaso e a San Pio da Pietrelcina di renderci saldi nella fede e di incoraggiarci a vivere la vita buona del Vangelo. E adesso preghiamo insieme dicendo: San Tommaso Apostolo e San Pio da Pietrelcina, pregate per noi. San Tommaso Apostolo e San Pio da Pietrelcina, pregate per noi. Sia lodato Gesù Cristo.